quindi non esisteva questo ponte, non esistevano ponti di questo genere. Si attraversava questo punto importantissimo, perché questa era la strada per Roma, che congiungeva quindi il Regno delle Due Sicilie allo Stato Pontificio, ed era una strada, la strada principale per i commerci, per dare fiato, no, a tutto ciò che veniva da sud verso il nord. E si attraversava con una scafa. Che cos'era? Era un'imbarcazione pianeggiante con una sorta di carrucola, una corda che bisognava tirare da una parte e dall'altra. Pensate che ci si spostavano nobili e plebei indistintamente sulla scafa, insieme alle mucche, ai cavalli e alle galline. Pensate quanto potesse essere di una scafona. Non c'era niente, non c'era niente. Neanche i romani. Allora, i romani fecero dei ponti che poi crollarono. C'era il ponte dell'Epitaffio, c'erano diversi ponti che poi crollarono. Anche i francesi provarono a fare dei ponti, ma in legno, che duravano al massimo un anno e mezzo. Vennero fatti dei ponti, siamo al 1600, dei ponti di sospesi su della specie di canoe, no? Tipo delle barche, ponte di barche, e sopra il tavolato ligneo. Ma il Garigliano è un fiume, e qui vengo alla tua osservazione, ti do del tu. Qua ci si dà tutti del tu al fondo. Il Garigliano era un fiume incazzatissimo, era un fiume di natura alluvionale, e pensate che è lungo 157 km e trascinava con sé tutto quello che trovava sul suo percorso, per cui questo era il motivo per il quale era difficile mantenere un ponte in legno. È una pendenza di 300 metri. E c'era una pendenza di circa 300 metri, quindi era un fiume molto arrabbiato. Tra l'altro, e questa è un'altra opera fondamentale del Giuda, questa era tutta una zona paludosa. Sia nella riva destra che sulla riva sinistra del fiume c'era un'immensa palude. Giura, con un progetto di bonifica, riesce a fare in modo che questa piana diventasse abitabile e coltivabile, perché si era ingenerato un circolo vizioso per cui i contadini, dato che questa era una zona malarica, paludosa, ci si trasferivano malattie, quella...